la casa dell'Elvira era attaccata alla canonica. La sera, quando la fumara chiudeva ogni orizzonte intorno alle case, lei infilava il prete a letto sotto le coltri del paglione coniugale. Poi il letto di prete andava lei in persona a riscaldare. Rolfo, suo marito, dopo che si era bevuto un pistone di torchiatura, una specie di vino buono solo per conservare gli scaloni, rovinava fra le lenzuola di linone secche e crocchianti per via del pretaletto, che gli portava il sangue in pressione. Rolfando, lui sognava di tini e botti, comuni di grano e granai che tracimavano dagli abbaini, e fieno grasso per il latte delle vacche, e distese di forme di parmigiano, che era poi la sua banca. Si agitava per l'opulenza dei sogni e scorreggiava di tanto in tanto per temperare l'ambiente, mentre lei, attraversando una galleria di santi dallo sguardo severo, statue in gesso che sembrava stessero su grazie alle ragnatele che le avvolgevano, scivolava in canonica con le pantofole di feltro a confondere la sua sottana nera a pieghe con quella altrettanto austera di Don Tabella, Baldo di nome, è sotto la torca. Emendando ogni volta sensi di colpa e pentimenti con il viatico di un ego tersolgo sospirato di solo fiato. Perché invecchiando l'Elvira aveva cominciato a raccogliere scaldini da letto a tre piedi, in ferro arrugginito, col manico in legno. Nessuno l'aveva mai capito, tranne Don Baldo e verso la fine forse il marito. Li impilava gli scaldini nella grande cucina a impolverarsi con la cenere del camino. Usarli non li usava più da un pezzo. Rolfo oramai sarebbe andato in catalessia anche dentro un sarcofago di ghiaccio. A lei quei totem ricordavano qualcosa che un tempo la teneva ben sveglia. Le impolporava le gote, rubava il respiro, rallentava i battiti del cuore, li accelerava e li chiudeva le palpebre per rovesciarle gli occhi su pianeti colorati e nuvole rosate tra lampi di luce, bui improvvisi e caldi profondi che odoravano d'incenso.